la carta viene messa, la carta sensibile, fotografica viene messa sulla parete e semplicemente viene... Quindi viene negativo. Viene negativo, esattamente. Interessante, perché non potevo saperlo, perché non ho letto... Certo, 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 certo. Questi quattro... Quindi lui vai nelle strade e mette questa camera? Sì, queste quattro immagini sono legate a un intervento fatto a Torino. Parte in realtà da Venezia, un luogo in cui abita l'artista, dove nel 2007 costruì una piccola unità d'abitazione utilizzando il materiale di disinstallazione della Biennale di Architettura. Cioè. Dopodiché trasportò questa piccola casa in cui viveva a Torino, invitato a una residenza d'artista, Bivacco Urbano si chiama, Diogene, e a sua volta trasformò questa piccola casetta in una camera oscura attraverso cui ha ottenuto... E poi sono bravissimo con il Diogene. Esattamente. È uno dei lavori anche più interessanti che ci sono qui, di Baladran, Zbigniew Baladran. E allora è un lavoro interessante fatto molto, è un lungo video che non possiamo vedere, che analizza dove viene tutto svolto un discorso di critica della struttura dello sviluppo capitalistico, dal fordismo fino alle nuove forme di flessibilità di alienazione sempre del lavoratore del meccanismo della produzione lavorativa, cioè della prevalere estremo della come dire, una concezione economicistica, non una concezione umana della società. È tutto un discorso sulla popolazione, sulla produttività della popolazione, complicatissima da fare qui, da spiegare in quattro parole, anche perché non so neanche... E tutto questo, vedete, che c'è questo discorso teorico di analisi della società, di riflessione sui grandi sistemi, e si vede ogni tanto queste mani qua che costruiscono questa ragnatela, queste tele, questi fili di connessione che diventano poi caotici addirittura. Poi c'è anche tutto un discorso sulla possibile autoimplosione del sistema, è tutta una questione abbastanza molto interessante, bello, però bisogna stare sempre. Sono tutte delle frasi di tipo politico, o degli slogan o delle frasi che lei ha potuto trovare qua. Ho fatto scrivere da qualcuno, viva la Welga. Io immagino, take it easy, but take it, sono delle frasi in generale che trovate o fate scrivere a qualcuno, trovate e poi messe qui con un grande collage di rapporti, di cosa sono forme di segni delle esperienze sociali, esperienze umane e dei tentativi anche di trovare delle formule di critica. Questo è Andreas Bund, che è un tedesco. Intanto vedete come l'uso di certi dispositivi, di certe macchine vecchio stile, che non si adoperano più ormai nelle tecnologie nuove, sono quelle vecchi cinematografi, dei vecchi proiettori che vengono utilizzati come oggetto espressivo, anche, come specie di scultura d'immagine, tra immagine e oggetto. E vedrete, se girate qui, c'è almeno 3-4 artisti che adoperano queste cose, e molti di più. E non è il primo che ha adoperato, è stato forse tra i primi, c'erano solo Simon Starling o altri, hanno adoperato il che fa un po' retro. Ecco, qui c'è la ripresa molto fredda di un'architettura di una università inglese, questa fatta negli anni 60, che doveva essere uno spazio di accoglienza, di sviluppo della cultura, di funzionale a un'umanità nuova, e in realtà diventa un luogo che non è così lontano da un carcere, cioè da una freddezza, questo cemento invecchiato, questo tipo di solitudine, vedete, il tipo di ripresa è fredda e abbastanza allucinante, benché siano spazi quanto mai quotidiani, ma invecchiati, e tutto il sogno di progresso, di novità e di cambiamento anche di vita, di qualità sociale, diventa un po' qualche cosa che si appanna col ricordo e viene appunto ripreso, vedete, con un tipo di pellicola bianco nero, old fashioned, come del resto è questo macchinario. Qui invece un lavoro più analitico. Vedete che Butte è uno che lavora sull'architettura. Qua fa riferimento in realtà al rapporto tra corpo umano e architettura, spazio architettonico. Il punto di riferimento può essere il modulor di Le Corbusier. Però vedete qua una serie di cose che facevano effettivamente per lo studio di rapporto, vedete, dello spazio, si mette in posizioni precise in rapporto a quello che è uno spazio quadrettato con delle misure di un certo genere. Tutto un discorso più complesso che io non vi so dire, al di là di quelle che sono le indicazioni di fondo che vi sto dicendo adesso. Un lavoro, se vogliamo, ironico sul tema è un lavoro di che, ecco, il tipo di
strategia artistica, utilizzate quello un po' dell'elaborazione di installazioni bricolage, ne abbiamo già visti parecchi, con oggetti trovati, messi insieme, e qua è un po' un modo ironico, anche divertito, di proporre degli oggetti in relazione a su tutte strumentazioni per misurare, no? Come dice misurare. Misurare dal punto di vista ottico, c'è una cartina fotografica, una scala di questo genere, vedete c'è tutta una serie di elementi di questo genere proposti su una tavola in modo molto ordinato, semplice, non minimalista, ma neanche senza intenzione di composizione ed assemblage, ma di presentazione di queste cose, vedete? Ecco, qua ci sono altri elementi sempre dello stesso di Largo Marsino, che è un lavoro interessante, propone altri elementi sulla misurazione del mondo. Vedete qua, è un disegno fatto proprio a matita, un po' così, di quello che dovrebbero essere le fasi della luna, se non sbaglio. Vedete, sono artisti che vengono da tutte le parti del mondo. Questo è un lavoro sul tema della... Questo non ve lo so dire, è molto bello, tra l'altro è fatto molto bello, è fatto con della cosa di acciaio, di ferro. Quindi incollati in quella maniera lì a formare una cosa. Però sono tutti lavori fatti sulla visione ridotta anche di riduzionismo abbastanza concettuale. Lì era un magnetofono di suo padre, vecchio stile, che è diventato un oggetto monumento, un oggetto reliquia. Vedete, bloccato dentro il plexiglass e muto. E afasico, come del resto questi quadri, questi disegni qua sono, non dicono nulla perché sono alla riduzione. Ridotti al silenzio, se possiamo dire così. Come vedete non è una semplice scatola pulita, quello che dico io, più la possibilità di vedere solo da lì dietro una fotografia di un paesaggio che sta in lontananza, che diventa un discorso sulla memoria questo anche, perché qui il gioco, un dispositivo ottico che cerca di creare una distanza che è una distanza di fisica, qua spaziale, virtuale, così come può essere quella la distanza temporale. È un lavoro divertente, fatto con molte tecniche, sempre sul sovvertimento e sul vedere dal lato opposto. Guardate, si può anche vedere di dietro, per esempio. Quindi ci sono, per esempio, un quadro messo davanti a uno specchio, lo vedete là, il quadro, vedete tutto il retro del quadro, retroscena, e il quadro lo si può vedere solo guardando lo specchio. Quindi, è un gioco anche di riflessione sull'immagine, sulla riflessione dell'immagine, se volete. Così come qua c'è dietro il sipario, vedete, ci sono tutta una serie di lavori, una specie di retrobottega dell'artista, con tante forme abbastanza culette, divertite, eccetera. Vedete? Che anche al dietro, sempre, vedete, un giocare abbastanza dadaista, si giocare sul dietro, sul rovesciamento delle cose. E me la Michiliga. Sono cinque film come se fosse una serie televisiva. Dunque l'idea di fondo è che c'è un male, c'è un potere misterioso che non si sa che cosa sia, eccetera, che è lì che agisce a un certo punto. Queste cinque storie più o meno inventate, che io non ho visto ancora tutto, quindi non posso spiegarvi, che alla fine succede che non si capisce per quale motivo c'è sempre qualcuno che ammazza un altro, una roba di questo genere. Quindi bisognerebbe vederla con attenzione, seguire l'audio e vedere un po'. È fatto apposta questo, un dispositivo che diventa, dove gli schermi, la struttura così diventa una sorta di scultura visiva, che puoi anche percepire da un punto di vista semplicemente visivo di queste delle immagini, che però per entrarci dentro deve seguirlo poi con calma, girandoci intorno, e ti prende in giro un po' che però questa struttura. Non possiamo vedere tutto, è un dispiacere, c'è un sacco di cose interessanti. Farei allora, per coerenza di cose, dopo aver fatto, diciamo, i giovanissimi, andiamo a vedere questa serie di mostre, che sono mostre personali, presentate una serie di gallerie che dove si fanno le mostre di artisti più, diciamo, di generazioni più vecchie, maestri anche, ed è interessante vedere, perché sono una serie di artisti importanti, significativi, non così noti come tanti altri, quindi in qualche maniera è stata una tentativa, un'operazione di rivalorizzazione e di mostrare l'attenzione e anche il dimostrare che attualità ci può essere nel lavoro di artisti che facevano queste cose qua negli anni 60-70 e come certe cose vengono riprese più o meno pari pari. Naturalmente lì c'è un sapore, c'è l'atmosfera, ci sono non tanto le tecniche, i dispositivi e le modalità di installazione che non sono tanto lontane, ma il modo
con l'artigianalità maggiore del materiale, che è affascinante, e uno spirito che naturalmente è di è uno spirito del tempo diverso da quello di oggi. Quindi qua c'è sempre un po' un'idea di ironia, o cercare di parare la serietà delle cose con un filo ironico, paradossale, con un giocare, con un'ironia a secondo grado, che lì invece negli anni 60 c'era più più una intenzione di fare un impatto diretto, naturalmente sempre raffinato, in buona parte anche concettuale. Partiamo di dietro, no? Quasi Gianni Peter, che è un artista, anche ha fatto le robe degli anni 60, vedete un ambiente dove si entra qua, eh? Si fa così. Una roba che è proprio un tipico ambiente anni 60, 70, fatto ludico e che è stato ripetuto infinite volte con formulazioni diverse da tanti altri artisti, ed è un gioco, uno spazio ambiente dove il materiale conta, dove si può effettivamente distruggere anche l'opera, un'idea di opera come fatto effimero e come esperienza estetica ludica, certo, anche questo, a livello minimo, come potrebbe essere anche una cosa, vedete? Questa Birgit Jürgensen, che è un'artista molto brava, ed è una delle proto-femministe, delle artiste impegnate a Vienna, sul lavoro di denuncia della condizione della donna e soprattutto della repressione di libertà di comportamento sessuale, eccetera, eccetera. Quindi tutto il suo lavoro è un lavoro proprio di tentativo di apertura e di rottura con gli schemi precedenti e di invenzione di una nuova dimensione di libertà della donna, molto provocatoria, legata a valenze di tipo surrealiste per certi versi, legate naturalmente alla body art. Parlo di Michel Journiac. È uno degli artisti della body art, proprio della generazione eroica, diciamo, o disperata, degli anni 60-70, per gli anni 70 francese, che è noto in Francia ben meno in fuori, perché è un po' legato a tutte le cose turbe e tremende e trasgressive che facevano anche il gruppo dei viennesi, che sono i più famosi, parlo della Orgel Mysterien Theater di Hermann Nietzsche, tutto il gruppo dell'azionismo viennese, no? Un discorso di estrema trasgressione, naturalmente era gay questo, di discorso sul corpo e discorso anche sui temi che sono i temi fondamentali della vita, della morte, di queste cose qui, affrontati in chiave trasgressiva ma anche religiosa, quindi c'è una trasgressione anche della religione, e qui lì c'è tutto un background culturale che poi anche Georges Bataille, c'è tutta una serie di elementi culturali molto raffinati dietro. La sua performance più famosa e più cosa era quella di una, lui a un certo punto ha fatto una performance mostra che era una, aveva officiato una messa vera e propria, le cui ostie erano delle specie di robe di sanguinaccio ma fatto col suo sangue, quindi siamo proprio a livello estremo, dico, che se si riflette non è solo una provocazione, è un discorso che va a toccare o cerca di andare a toccare il fondo di un'idea di religiosità sacrale primaria, quale sacrificio umano e anche della messa, perché la messa è un sacrificio umano, non è mica nient'altro, naturalmente sublimato, ma quello è. Loro l'ha riportata alla lettera sul corpo. Per esempio questo sul tema della morte. La scacchiera, la simbologia è facile, la scacchiera come simbolo dell'esistenza del nostro muoversi è il teschio. E questi sono discorsi, sempre lui che si traveste da santi, no? Qua faccia travestito come un suppliziato, come un dio in croce, eccetera. Vedete che queste cose qua hanno un'ironia e una tragicità e un clima proprio di quei tempi lì. Vedete come lavori come questo, o questo tipo di sacro gusto del mortuario, dei grandi simboli della morte, è ritornato molto in auge adesso, per esempio in artisti come Damien Hirst. Sono lavori che Damien Hirst fa come concetto di fondo, come spirito di lavoro. Questo è un bravissimo artista minimalista degli anni 60-70 che si chiama Bob Lowe. Vedete qua però c'è una capacità di fare del niente, anche una qualità di disegno. Guardate che meraviglia quel disegno lì. Siamo 65 quel disegno, 68, 69. Questo quadro che è semplicemente la definizione dello spazio possibile della cosa. Tracciato a matita a mano libera ed è abbastanza affascinante. Come del resto ci sono lì alcuni lavori. Quel lavoro qua sulla riduzione minimale, come quei paesaggi, straordinari, bellissimo, di grande, grande sensibilità e qualità proprio da pittorica, disegno, pittura e scultura. Vedete quella sedia come è stata scolpita, che era la sedia di Van Gogh questa, no? È stata rifatta, ma fatta come una cosa fragile
e oppure quel paesaggio che è un paesaggio, le gorge dell'Avon, eh?